Risultato nelle attese, ma la scelta dei barlettani è sorprendente, secondo Giovanni Alfarano, candidato di centrodestra alla poltrona di primo cittadino, che è stato scelto dal 37,11% degli elettori, con un totale di 14.014 voti, risultando dunque sconfitto. Alfarano fa i complimenti a Cascella, e lui ad andare incontro al nuovo sindaco per complimentarsi per il risultato ottenuto. Gli faccio tanti tanti auguri e spero che lui riesca a regolarizzare i lavori all'interno della sua maggioranza, perché nei 7 anni passati purtroppo la maggioranza esisteva soltanto sulla carta, tutti i problemi non sono stati risolti, dai più importanti a quelli meno importanti, per cui io mi auguro che lui riesca a portare quel vento di novità che poi possa tradursi in atti concreti. Ma la sorpresa di Alfarano non è sul fatto che i barlettani abbiano preferito Cascella, quanto sul fatto che abbiano confermato quasi completamente gli esponenti del Consiglio Comunale che hanno governato per 7 anni, fino a sfiduciare il sindaco Maffei. Io ho visto anche diversi candidati al Consiglio Comunale che ora, diciamo, sono stati eletti con le elezioni Cascella, che hanno manifestato la perplessità circa quel volantino sui nuovi vecchi, ma non era assolutamente un'offesa nei confronti di quelli che sono entrati in Consiglio Comunale o di quelli comunque che fanno politica da poco tempo. L'aspetto che noi abbiamo voluto evidenziare con quel volantino era che dietro Cascella oggi c'è la stessa maggioranza che ha mandato a casa Maffei, per cui di cosa stiamo parlando? Cioè, ci ritroviamo praticamente con gli stessi uomini che fino a ieri si sono occupati della nostra città senza produrre alcun tipo di risultato. Ecco perché il nostro messaggio era quello là, cioè quello di far capire a tutti che comunque con la vittoria di Cascella, che c'è stata, tutte le persone che si trovano in Consiglio Comunale sono tutte le persone che già c'erano, sono state ancora una volta loro più brave di noi e sono veramente rammaricato del fatto che i problemi sono tanti, sono tutti datati, non sono stati mai risolti e nonostante tutto comunque questa gente è riuscita a raccogliere ancora migliaia di consensi. Quindi bisogna un attimo fermarsi e fare una riflessione profonda. Io la faccio io come candidato, ma ritengo la debba fare questa riflessione, debbano farla tutti i cittadini e anche tutti gli eletti, perché sicuramente in questa città c'è qualche problema.